Vediamo adesso un altro tipo di motore, che è il motore sincrono. Vediamo come funziona, come si controlla. È un motore in alternata, alimentato in alternata. Adoperato sia per applicazioni di servomotori, che sono applicazioni che ci interessano di più, come abbiamo detto, sia anche per motori a velocità variabile. Quindi applicazioni in cui tutto sommato bisogna controllare un sistema esterno, non è fondamentale avere un controllo preciso della mobilità e della posizione dell'asse. Allora, le cose sono diverse. In pratica abbiamo uno statore trifase che ha tre avvolgimenti orientati a 120 gradi l'uno dall'altro. Immaginiamo questo sia l'avvolgimento A, poi abbiamo a 120 gradi l'avvolgimento B e poi ad altri 120 gradi l'avvolgimento C. E io per ogni avvolgimento indico il punto d'ingresso, il punto di uscita, chiaramente dove c'è come al solito, dove c'è il puntino, assumo che la corrente sia positiva quando esce, dove c'è la croce, la corrente è positiva quando entra, quindi l'avvolgimento A quindi è questo, in sezione, B è questo, C è l'altro. Sì, C è questo. D'accordo? Ovviamente non ci sarà soltanto una spira, ci sarà un insieme di spire nell'avvolgimento, però per comodità, per semplicità di rappresentazione, indico soltanto una spira. Immaginate che c'è un certo numero che indicheremo con NS, cioè il numero di spire per lo statore. Allora, questo è lo statore, quindi la parte di la componente elettrica, la parte del circuito elettrico che è ferma. Allora, questa è una situazione particolare in cui sono disposti a 120 gradi gli avvolgimenti e quindi noi diciamo che è uno statore con un solo numero di poli. Quindi ogni avvolgimento sarà alimentato con una fase differente di una terna trifase. E chiaramente anche le fasi di una terna trifase, come sapete, sono sfasate di 120 gradi. In questo caso gli avvolgimenti a loro volta sono sfasati di 120 gradi. Okay, quello che vedremo tra poco è che avendo gli avvolgimenti sfasati spazialmente di 120 gradi, alimentati con tensioni sfasate di 120 gradi, le due cose danno luogo a un campo magnetico rotante alla frequenza angolare pari alla pulsazione dell'onda, alla pulsazione del segnale in alternata. Questo lo vediamo tra un attimo, cioè, probabilmente qualcuno di voi già l'ha visto in altri contesti. Quindi il risultato che noi vogliamo ottenere è avere un campo magnetico totale generato dalla risultante dei campi di ciascuno dei tre avvolgimenti che abbia ampiezza costante e ruoti nello spazio con una velocità angolare pari ad omega, cioè la pulsazione dell'alternata. Va bene, questo è lo statore. Ripeto, è uno statore a un polo perché ci sono situazioni in cui uno può avere lo statore a più di un polo, cioè più avvolgimenti sfasati nello spazio ma alimentati dalla stessa fase, che consentono di ottenere una velocità di rotazione del campo, una velocità angolare di rotazione del campo diversa dalla omega, tipicamente un sottomultiplo della omega. Per semplicità la cosa non ci interessa. Allora, il rotore com'è fatto? Il rotore può essere fatto in due modi differenti. In questo caso lo disegno qua dentro. Può avere un magnete permanente e quindi non essere alimentato, oppure può avere un elettromagnete. Quindi per esempio nel caso di elettromagnete l'avvolgimento di rotore può essere avvolto in questo modo. Di nuovo
per capire l'avvolgimento indico come freccia il verso della corrente entrante e col punto quello uscente. Quindi se ricordate la regola della mano destra, con questo senso il campo magnetico risultante dall'avvolgimento del rotore è orientato in questa direzione. Mi ripeto, quello che ci serve è avere un rotore magnetizzato, può essere magnetizzato perché c'è un magnete permanente, quindi il rotore è un ferromagnete, oppure perché c'è un avvolgimento cosiddetto di campo, in questo caso. Quindi ci sono due casi per il rotore, li indico qua, magnete permanente. Ecco, il magnete permanente si utilizza per applicazioni di potenza inferiore, tipicamente inferiore al kilowatt. Quando si ha un magnete permanente, questo tipo di motore sincrono si chiama anche brushless, il nome che un tipo di motore che è entrato in uso più o meno anni 90, in grande uso più o meno anni 90, brushless, motore senza spazzole. In effetti non... senza spazio, perché chiaramente non essendo alimentato il rotore non ha bisogno di spazzole. In alternativa abbiamo un avvolgimento di campo per il rotore, e in quel caso di solito si raggiungono potenze superiori al kilowatt. Chiaramente il campo magnetico generato dal rotore si concatena con gli avvolgimenti di statore e quindi c'è un'interazione che può essere diciamo che è quella che poi è responsabile del funzionamento del motore. Quindi introduciamo una quantità FA definita in questo modo. È il flusso del campo magnetico del rotore concatenato con, diciamo, una spira dell'avvolgimento A dello statore. In questo caso particolare, chiaramente vedete, dipende dall'angolo. Ora prendiamo come angolo questo, prendiamo come riferimento la direzione verticale lungo cui è allineato l'avvolgimento A, poi vediamo l'angolo rispetto a questa direzione del rotore, in questo caso è molto piccolo, questo qui chiamiamolo teta, che è omega t, immaginiamo che la velocità angolare di rotazione del rotore sia omega, all'istante 0 si parta col rotore verticale, quindi l'angolo teta è omega t, va bene? A questo punto questo φ con A chiaramente è funzione di teta, e in particolare è φ con A sarà una cosa di questo tipo: il flusso massimo del campo magnetico concatenato con la spira di A per seno di omega t. Quindi quando l'angolo è uguale a 0, chiaramente il campo è radente al piano dell'avvolgimento, quindi non c'è concatenazione, e ovviamente la concatenazione massima è quando l'angolo è pi greco mezzi, perché c'è il massimo flusso. Va bene? Per analogia potremmo scrivere la stessa cosa per gli altri avvolgimenti, chiaramente non cambia niente. Giusto, ora ci concentriamo su uno alla volta in modo da
capire in dettaglio che cos'è che succede. Ho detto questo, cosa c'è da aggiungere? Beh, ovviamente c'è questo flusso di campo che varia nel tempo, flusso di campo magnetico che varia nel tempo, avremo una forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento A, che chiamiamo FA. Quindi questa è la forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento A. Beh, ci ricordiamo che è legata alla derivata del flusso, in particolare come è fatta EFA di T, funzione del tempo. Ovviamente sarà il numero di spire per la derivata del flusso. Diciamo, queste sono relazioni per noi abbastanza ovvie, e chiaramente essendo Φf per seno di omega t, quando andiamo a fare la derivata viene omega per coseno di omega t. Va bene, quindi ovviamente è una derivata, quindi la forza elettromotrice rispetto al flusso è in anticipo di pi greco mezzi. Fate un coseno che rispetto al seno è in anticipo di pi greco mezzi. Va bene? Quindi per ora niente particolare. Oh, ci conviene adesso, per avere una rappresentazione più completa, ragionare in termini di fasori. Quindi per esempio per la forza elettromotrice noi possiamo definire il modulo del fasore come valore efficace del fasore, appunto. Quindi sarà l'ampiezza diviso radice di 2. Quindi questo è il valore efficace. Quindi andiamo a rappresentare questi fasori nello spazio. Abbiamo il flusso FA, immaginiamo di metterlo così. Poi abbiamo FB, che è in anticipo di 120 gradi, 2 terzi pi greco, e poi c'è FC, che è in ritardo di 2 terzi pi greco. Ok, queste differenze di fase dipendono dal fatto che chiaramente il rotore attraversa gli avvolgimenti con un ritardo, perché c'è una differenza di angolo degli avvolgimenti, no? Se torniamo un attimo indietro, vedete bene che gli angoli tornano, cioè immaginando che il rotore che gira, quello che succede in A era successo un terzo di periodo prima attraverso l'avvolgimento B, e un terzo di periodo dopo invece succede attraverso C. Quindi le relazioni di fase tra i fasori sono di questo tipo: c'è A, 2 terzi pi greco in anticipo c'è B, 2 terzi pi greco in ritardo c'è C. E poi, per quello che abbiamo visto finora, possiamo aggiungere qua anche il fasore di FA, che è questo. Perché FA è pi greco mezzi in anticipo rispetto al flusso. Quindi, ricapitolando, FB sarà del tipo FF per seno di omega t più 2 terzi pi greco, quindi in anticipo di 2 terzi pi greco, e questo sarà invece in ritardo di 2 terzi pi greco. Va bene? Ok, allora, vediamo, non abbiamo ancora, per ora abbiamo visto come sono fatti i flussi, abbiamo visto qual è la forza elettromotrice indotta sugli avvolgimenti di statore. Adesso vediamo invece il campo generato dallo statore.
Allora, come vi avevo anticipato, lo statore genera un campo rotante, campo magnetico rotante. Generato dallo statore. Allora, come fa lo statore a generare un campo magnetico rotante? Beh, la prima cosa da scrivere, perché l'ho detto a voce ma ancora non l'ho scritto, lo statore è alimentato da una terna di correnti trifase. E la relazione di fase tra la terna di correnti è mappata 1 a 1, cioè rispecchia 1 a 1 la relazione spaziale tra le fasi, tra gli angoli degli avvolgimenti. Quindi, per esempio, I con A, la corrente nell'avvolgimento A sarà di questo tipo: avrà un'ampiezza, e se indichiamo con I grande il valore efficace, l'ampiezza è radice di 2 I grande, per seno di omega t più delta. Dunque, quest'omega è la frequenza angolare e è la pulsazione della corrente alternata. Ora, non è una coincidenza che ho chiamato la pulsazione della corrente alternata con la stessa variabile della velocità angolare del rotore. Ok? L'ho chiamata con lo stesso nome, vero? Fatemi controllare. Sì, non è una coincidenza perché in effetti le due cose nel motore sincrono sono uguali a regime. Quindi non stiamo a guardare il transitorio, in cui le due cose non necessariamente sono uguali. A regime il motore sincrono si chiama sincrono esattamente per questo motivo, perché la pulsazione angolare delle tensioni alternate applicate allo statore è uguale alla velocità angolare di rotazione dell'albero. Dell'albero dove c'è il rotore. Questo delta tiene conto del fatto che in principio ci può essere però una differenza di fase. La frequenza è la stessa, ma non è detto che la fase sia coincidente, no? Quindi mettiamo un delta per tener conto di una variazione di fase. Allora, al avvolgimento B aggiungiamo una corrente trifase che ha esattamente lo stesso modulo, la stessa frequenza, però è in anticipo di fase di 2 terzi pi greco. E all'avvolgimento C invece applichiamo la stessa cosa, però stavolta con un ritardo di fase di 2 terzi pi greco. Quindi queste sono le tre correnti trifase che danno luogo, chiaramente ciascuna di queste, andando, ad alimentare un avvolgimento, dà luogo a un campo magnetico che è orientato in modo perpendicolare al piano dell'avvolgimento e che è proporzionale a quella corrente. D'accordo? Quindi, per esempio, se vi ricordate, l'avvolgimento A era orientato su un piano in direzione verticale e quindi dà luogo a un campo magnetico in questa direzione. Quindi questo è il campo magnetico a cui dà luogo l'avvolgimento A. L'avvolgimento B è orientato per così e quindi dà luogo a un campo magnetico in anticipo di fase rispetto ad A, perché questa è la velocità di è la, il senso di rotazione, e C invece dà un ritardo. Quindi questo è 2 terzi pi greco, che vuol dire che da questa parte c'è pi greco terzi. Va bene? Quindi queste sono le direzioni. Allora, chiaramente noi abbiamo per calcolare il campo magnetico risultante da sommare vettorialmente i campi magnetici generati da ciascuno dei tre avvolgimenti, o ciascuno alimentato una corrente diversa, e abbiamo la direzione e il verso di ciascuno dei tre campi magnetici, dobbiamo fare la somma vettoriale. D'accordo? Facciamo il calcolo e per comodità ci conviene fare questa cosa. Prima vediamo lungo l'asse x, diciamo che questa è la componente x del campo magnetico, e poi vediamo la componente y. Va bene?
Quindi calcoliamo prima la componente X del campo magnetico. Diciamo che l'ampiezza, sappiamo che ciascun avvolgimento dà luogo a un campo magnetico che è proporzionale alla corrente, quindi sarà del tipo seno di omega t più delta, o quello che è, e poi l'ampiezza sarà uguale in tutti e tre i casi, no? Quindi chiamiamo B l'ampiezza del campo magnetico. Quindi nel caso di A che cosa abbiamo? Avremo meno B, la componente X è tutto, quindi sarà meno B per seno di omega t più delta. Questa è la parte dovuta all'avvolgimento A. Quindi questa è la parte dovuta all'avvolgimento A. A questa dobbiamo sommare la parte dovuta all'avvolgimento B, che cos'è? È la parte proporzionale ai B, quindi sarà B per se B, lo scrivo qua per esteso, per seno di omega t più 2 terzi pi greco più delta, e poi la proiezione lungo l'asse x, essendo l'angolo pi greco terzi, sarà un mezzo. Quindi qui possiamo scrivere mezzi direttamente. Questo qui è il termine B, che come segno è positivo, e poi in aggiunta c'è il termine C, che è praticamente uguale a B. Quindi B mezzi cambia soltanto termine di fase. Seno di omega t meno 2 terzi pi greco più delta. Allora, adesso qui che cosa ci conviene fare? Svolgiamo il conto, ci conviene tenere insieme la parte omega t più delta come un unico angolo e usare le formule della trigonometria che conosciamo per scomporre il resto. D'accordo? Quindi procediamo, viene meno b per seno di omega t più delta. D'accordo? Poi c'è qua, c'è il seno della somma dei due angoli che è seno per coseno più coseno per seno. Quindi qui viene più b mezzi seno di omega t più delta per coseno di 2 terzi pi greco più b mezzi coseno di omega t più delta per seno di 2 terzi pi greco. Ok, questo è il secondo pezzo. Il terzo pezzo sarà analogamente più b mezzi seno di omega t più delta per coseno di meno 2 terzi pi greco più b mezzi coseno di omega t più delta per seno di meno 2 terzi pi greco. Ops. Ok? Beh, allora è abbastanza facile il tutto, adesso si semplifica un po' tutto quello che volevamo, e ovviamente questa parte col coseno se ne va, perché il seno di 2 terzi pi greco è uguale a meno il seno di meno 2 terzi pi greco, quindi nella somma questi si semplificano, 1 e 2, d'accordo? E qui invece abbiamo tutto concorde. Allora, il coseno di 2 terzi pi greco fa meno un mezzo, quindi abbiamo meno un mezzo, per un mezzo fa meno un quarto, due volte, quindi meno un mezzo, per meno 1 fa meno 3 mezzi b, d'accordo? Quindi questo è meno 3 mezzi b per seno di omega t più delta. Lo scrivo sotto, se no mi si perde qua. Meno 3 mezzi b per seno di omega t più delta. Va bene? In pratica c'è una come dire, particolare semplificazione, per cui poi alla fine la componente x è concorde con quella del solo avvolgimento A moltiplicata per un fattore 3 mezzi. Ok? Va bene. Vediamo adesso la componente y per completare il ragionamento.
Allora, per la componente y chiaramente la parte a non c'è perché è ortogonale, c'è la parte b che sarà quindi del tipo b per seno di omega t più delta più 2 terzi pi greco, va bene, per, torno un attimo indietro, per qui ci vuole il seno di pi greco terzi, va bene? Quindi qui ci va il seno di pi greco terzi. Quindi questa è la parte B, poi c'è la parte C che è B per seno di omega t più delta meno 2 terzi pi greco per il seno di meno pi greco terzi, va bene? E questa è la parte dell'avvolgimento C. Beh, anche qui si vede abbastanza facilmente che cos'è che succede. Seno di pi greco terzi fa radice di 3 su 2, quindi qua viene radice di 3 su 2 per b, e poi scompongo questo seno, quindi abbiamo seno di omega t più delta che moltiplica seno di 2 terzi pi greco, no, coseno di 2 terzi pi greco più coseno di omega t più delta per seno di 2 terzi pi greco, questo è il primo pezzo, più, andando a capo, radice di 3 su 2 per b per seno di omega t più delta per coseno di meno 2 terzi pi greco più coseno di omega t più delta per seno di meno 2 terzi pi greco. Qui c'è un meno, perché c è nella direzione. No, aspettate, l'ho già rappresentato. No, perché questo qua cioè il seno di meno pi greco terzi è meno 3 mezzi pi, radice 3 su 2. Allora, qui si vede che cos'è che succede, no? In pratica, coseno di 2 terzi pi greco e coseno di meno 2 terzi pi greco sono uguali, però questo segno è diverso, e quindi il termine, il primo termine di tutte e due le righe si semplifica. Quindi questo qui va via con questo. Rimane soltanto questo, che è esattamente uguale, sopra e sotto, quindi abbiamo una somma. Seno di 2 terzi pi greco è radice di 3 su 2, per radice di 3 su 2 fa 3 quarti b, più di nuovo 3 quarti b fa 3 mezzi b. Quindi qua viene un 3 mezzi b per coseno di omega t più delta. Quindi in pratica abbiamo la componente x che è proporzionale al seno, la componente y che è proporzionale al coseno dello stesso angolo, stessa frequenza, stessa ampiezza, e quindi se facciamo la risultante viene un campo magnetico rotante con frequenza angolare omega e ampiezza 3 mezzi b. D'accordo? La fase del campo magnetico rotante non è uguale a quella del rotore, no? Perché non c'è motivo che le due siano perfettamente sincronizzate. Quindi ampiezza campo magnetico rotante di ampiezza costante 3 mezzi b, velocità angolare omega. La rotazione avviene in senso orario se omega è positivo, quindi questa è la situazione. Va bene, allora, prima abbiamo visto l'effetto del campo generato dal rotore sull'avvolgimento di statore. Ovviamente c'è anche un auto
induttanza, cioè l'effetto del campo rotante generato dallo statore sugli avvolgimenti dello statore. Cioè, perché c'è una parte di autoinduttanza, perché il campo che genera A viene, si riconcatena con A, ma c'è anche un'induttanza più complessa, perché c'è un effetto di mutua, perché tutte le correnti sono sincronizzate, e la cosa si rappresenta meglio vedendo l'effetto su ciascun avvolgimento della risultante del campo di statore. Va bene, è abbastanza facile perché è un campo rotante di ampiezza costante, quindi sappiamo che effetto ha su ciascuno statore. Vediamo di rappresentarlo. Chiamiamo Φ SA il flusso del campo magnetico di statore concatenato con l'avvolgimento A, e ovviamente questo ci permette di definire un'autoinduttanza, quindi il flusso, questo è con una spira dell'avvolgimento, facciamo qui una spira, lo scrivo tra parentesi ormai, il flusso totale è concatenato con ns spire, questo è il numero spire dell'avvolgimento di statore, sarà ns, ns per fsa per definizione di autoinduttanza è uguale a la per ia. D'accordo? Allora, vabbè, non abbiamo bisogno di fare tutti i conti, perché in pratica se guardate il flusso del campo magnetico di statore attraverso l'avvolgimento A è 3 mezzi il flusso che si, 3 mezzi per il flusso che si avrebbe se ci fosse soltanto l'avvolgimento A, no, perché di fatto la componente X, che è l'unica che conta sull'avvolgimento, è semplicemente la stessa che si avrebbe alimentando solo l'avvolgimento A moltiplicata per 3 mezzi. Quindi l'autoinduttanza è semplicemente 3 volte l'induttanza di A l'induttanza di A con l'avvolgimento B e C in circuito aperto. Ok? Quindi questo è facile. Chiaramente questo flusso varia nel tempo e dà luogo a una forza elettromotrice indotta su A. Ai capi dell'avvolgimento A, questa è autoindotta, la chiamiamo ESA di T, che sarà di nuovo NS per D Φ SA su DT. Quindi sarà del tipo, possiamo scriverlo più semplicemente, LA per DA su DT, dove questo è l'autoavvolgimento, quindi l'autoinduttanza. Quindi se per esempio IA, come avevamo detto prima, era radice di 2 per I grande per seno di omega t più delta, allora EDA sarà del tipo, e SA sarà del tipo radice di 2 IA per LA per omega per coseno di omega t più delta. Ok, quindi ha senso fare questi conti, perché a questo punto, se guardiamo l'avvolgimento A di statore, ci sono due forze elettromotrici indotte, cioè sia quella indotta, autoindotta, questa qui che abbiamo calcolato adesso, sia quella indotta dal rotore, e chiaramente le due si sommano con la fase corretta, no? Quindi abbiamo per esempio per l'avvolgimento A, ricapitolando solo quello che abbiamo fatto per l'avvolgimento A, abbiamo FA che è il flusso dovuto al rotore, con un anticipo di pi greco mezzi abbiamo la EFA,
Va bene, questo fasore. Disegno solo A, non faccio gli altri così non complico. Poi per esempio abbiamo qua la icona A che a fase, beh, diciamo che questa è omega t, giusto? Quando t è uguale a 0, questo è 0. Questo qui è più pi greco, questo qui diciamo che è delta, quindi la fase di A è omega t più delta. E poi in anticipo di 90 gradi rispetto a A c'è ESA. E quindi poi a questo punto noi possiamo disegnare la forza elettromatrice risultante, che è la somma vettoriale dei due fasori, e quindi mi dà un campo, diciamo, completo, una forza elettromotrice totale indotta sull'avvolgimento A, che chiamo EA, che è la somma vettoriale dei due. D'accordo? Quindi questa è la situazione che vedo. Ok, prego. Questo è che ho tracciato sotto. Allora, c'è phi FA, che è il flusso del campo magnetico generato dal rotore attraverso l'avvolgimento A. Poi, con una fase di pi greco mezzi in più, c'è EFA, quindi la forza elettromotrice indotta causata dalla variazione del campo magnetico di rotore. Quindi FA è seno di omega t, EFA è seno di omega t più pi greco mezzi. Poi IA, supponiamo che delta sia più grande di pi greco mezzi, ho messo un po' a caso, e chiaramente è seno di omega t più delta, come abbiamo scritto al lato, no? Quindi è questo. Seno di omega t è phi F più delta, abbiamo IA, e poi 90 gradi in più c'è la forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento di statore. Ok? Allora, chiaramente la stessa cosa si può rappresentare in modo facile con un circuito elettrico equivalente, che viene abbastanza facile da disegnare. Facciamolo un attimo, così ci serve anche per verificare di aver messo tutti i componenti. Circuito elettrico equivalente. Dell'avvolgimento A. Beh, allora come sarà fatto? Qui questa sarà la tensione che noi applichiamo all'avvolgimento. L'avvolgimento avrà una induttanza e una resistenza parassite, poi avrà quest'autoinduttanza LA, che è tutta l'autoinduttanza tenendo conto di tutto lo statore. Diciamo che questa è la corrente IA. La tensione ai capi dell'autoinduttanza è ESA, no? E poi in serie c'è un generatore di tensione che è il generatore della forza elettromotrice indotta dallo statore EFA. Quindi questo è il circuito. La potenza attiva che è in pratica nel caso di assenza di perdite, queste sono le perdite, ora trascuriamole e non le consideriamo, in realtà in un circuito completo andrebbero anche messe queste, però se trascuriamo questa perdita resistiva nell'induttanza, vedete, l'unico blocco che può assorbire potenza attiva è questo generatore di tensione, e quella è una potenza attiva che viene in realtà trasformata in potenza meccanica da parte del motore. La potenza attiva elettrica che assorbe il motore e che chiaramente in assenza di perdite viene trasformata in potenza meccanica. Quindi noi possiamo fare IA, no? Scalare EFA, e questo ci dà ovviamente IA grande per EFA grande, cioè due valori efficaci per
il coseno dell'angolo tra i due. Se torniamo indietro un attimo, il coseno dell'angolo tra i due è delta meno pi greco mezzi. No, delta è tutto l'angolo, meno pi greco mezzi è l'angolo tra corrente e tensione. Quindi la potenza attiva assorbita dal motore è questa qua. Andando avanti, EFA l'avevamo scritto come NS per phi F, queste sono grandezze note, per omega diviso radice di 2 per coseno di delta meno pi greco mezzi. Perché vi ricordate, era NS per la derivata del flusso. La derivata del flusso è quello che dà l'omega a moltiplicare, il radice di 2 era perché questo phi è il modulo del flusso, noi lì dobbiamo mettere il valore efficace di FA, per cui c'è il radice 2 a dividere. Allora, vedete, in pratica la potenza elettromotrice, ripeto, questa si trasforma tutta in potenza meccanica, è proporzionale alla corrente, al numero di spire, al flusso del campo magnetico generato dal rotore, alla velocità angolare e a quel coseno. Ok? Per fare il conto della potenza meccanica dobbiamo stare un pochino attenti, dobbiamo considerare prima di tutto che la stessa cosa vale per tre avvolgimenti e se faccio i conti per gli altri avvolgimenti ottengo esattamente la stessa cosa. La differenza di fase tra la corrente e la forza elettromotrice indotta è sempre pi, delta meno pi greco mezzi, quindi mi viene tre volte questa quantità, cioè viene PM uguale a tre volte sul radice di 2 per IA, per NS, per FF, per omega, per coseno di pi greco meno e di delta meno pi greco mezzi, possiamo scriverlo come seno di delta, è più facile da ricordare. Va bene? Questa si traduce tutta in potenza meccanica se non ci sono perdite, e quindi questa sarà uguale alla coppia motrice per la velocità angolare. D'accordo? Per cui da qui si può ricavare qual è la coppia. La coppia chiaramente dipende alla fine da due fattori importanti: dalla corrente che usiamo per alimentare, questo è importante perché anche qui faremo un controllo in corrente del motore, e poi vedete omega sparisce, quindi non dipende da omega ma dipende da seno di delta. Ecco, questa è una cosa critica, Cioè, quindi se vogliamo, a parità di altre condizioni, se vogliamo avere la coppia massima, dobbiamo fare in modo che delta sia pi greco mezzi. Ok? Perché in quel caso, a parità di altre condizioni, abbiamo la potenza attiva massima assorbita dal rotore. Chiaro, la potenza attiva, la potenza reattiva chiaramente dipende solo dal modulo, però se vogliamo che come dire, il rotore non rifletta la potenza ma assorba il massimo possibile, dobbiamo stare attenti a sincronizzare la rotazione del rotore con la rotazione del campo magnetico dello statore. Questo dal punto di vista del controllo non è banale, cioè il pilotaggio del motore richiede questa cosa. Quindi aggiungiamo queste considerazioni e poi vediamo come si fa. Dunque, la coppia, coppia non dipende da omega, e però è massima se delta è uguale a pi greco mezzi. Ecco, specifichiamo meglio questa cosa: la coppia non dipende da omega, però ovviamente c'è una cosa sottintesa sotto, che la
la velocità angolare di rotazione del rotore è uguale alla pulsazione dell'onda, la pulsazione della corrente AC con cui alimentiamo il motore. Ok? Quindi lo scrivo perché non l'ho ancora scritto, l'ho solo detto a voce, ma è utile che rimanga. La velocità angolare di rotazione del rotore è uguale alla pulsazione delle correnti di alimentazione, non ho più spazio, ovviamente, di alimentazione degli avvolgimenti di statore. Allora, prima di vedere qual è la soluzione che si sceglie, fate mente locale a questa cosa. Non è una cosa banale, ok? Il pilotaggio di un motore sincrono, perché immaginate il motore parte da fermo, dovete accelerare lo statore, accelerare il rotore, e se volete mantenere la velocità angolare di rotazione uguale alla pulsazione delle correnti di alimentazione, vuol dire che la frequenza della corrente di alimentazione deve essere sincronizzata con la velocità di rotazione del rotore. Quindi dall'inizio sarà lento e poi man mano che accelera il rotore dovete aumentare la frequenza di alimentazione degli avvolgimenti di statore. Questo è un primo punto. L'altra cosa è che fa comodo tenere la fase, cioè diciamo la differenza di fase pari a pi greco mezzi. Quindi di fatto com'è che si fa? Di fatto bisogna misurare istante per istante l'angolo del rotore e in base all'angolo del rotore impostare la fase delle correnti. Se sincronizziamo l'angolo del rotore con la fase delle correnti abbiamo ottenuto tutte e due le cose, perché impostiamo la fase delle correnti in modo che ci sia sempre quell'angolo pi greco mezzi tra i due campi magnetici, d'accordo? E poi chiaramente man mano che se ci concentriamo sull'angolo viene automatico che man mano che la velocità di rotazione aumenta aumenta anche la frequenza dell'onda alternata, d'accordo? Quindi però dal punto di vista del pilotaggio bisogna da un lato misurare l'angolo istante per istante e poi generare al volo le correnti. In base a quell'angolo generare la terna trifase di correnti che va a alimentare lo statore. Okay? Così avviene il controllo di un motore sincrono. Quindi vediamo in pratica lo schema di controllo come viene fatto. Allora, vediamo il primo caso, che è il caso più comune, quello di eccitazione sinusoidale. Cioè, eccitazione sinusoidale vuol dire quello che abbiamo visto finora, cioè diamo tre correnti, tre fasi sinusoidali allo statore. Allora, qua bisogna fare in questo modo. Questo, parto dal motore. Questo è il motore, questo è il carico, qui mi ci vuole un sensore che riveli l'angolo dell'albero, va bene? Questo sensore mi deve dare sia l'angolo, teta diciamo, sia chiaramente da teta può ricavare la derivata nel tempo di teta e quindi la velocità angolare. Quindi devo prendere tutte e due. Che ci faccio? Beh, innanzitutto con la velocità questo faccio un confronto rispetto a una velocità impostata. Quindi questa è la velocità di riferimento impostata da comando. Questa è la velocità attuale dell'albero, faccio la differenza e ricavo l'errore, d'accordo? Oh, l'errore tipicamente si manda a un controllore PI, quindi proporzionale integrativo, che mi dice, in pratica mi dà un segnale proporzionale alla coppia che devo imprimere, cioè è evidente se ho, poiché la derivata della velocità angolare è
proporzionale all'eccesso di coppia che ho, se ho una velocità attuale, una velocità effettiva più bassa di quella impostata, devo aumentare la coppia, no? Quindi il risultato del PI è proprio la coppia che devo fare. Una volta che so la coppia, a questo punto posso generare le correnti, perché se ricordate, vediamo un po' se torno un attimo indietro, ecco, guardate l'espressione della coppia, come dire, sono tutte quantità fisse, ho già detto che questo seno di delta cerco di farlo uguale a 1, quindi per aumentare la coppia devo aumentare le correnti, quindi la coppia mi dice che ampiezza dare alle correnti di alimentazione. Una volta che ho l'ampiezza devo decidere la fase, e per decidere la fase devo prendere l'angolo. Quindi l'angolo lo uso qua dentro e faccio calcolo. Delle correnti. Quindi questo T mi dà il modulo e la fase chiaramente sarà del tipo, questo delta, immaginate che questo delta sia omega T, quindi una volta che so la fase avrò una cosa del tipo, va bene, so quanto deve essere la coppia, dalla coppia ricavo quanto deve essere l'ampiezza della corrente di statore, perché dall'espressione di prima devo fare la coppia diviso per radice di 2 diviso 3 ns phi f, quindi coppia per radice, quindi uguale a coppia per radice di 2 diviso 3 ns phi f, e questo mi dà l'ampiezza della corrente, e poi a questo punto ricavo tutte le quantità, perché io voglio che questa sia la iassia IS per seno di omega t più pi greco mezzi, che voglio delta uguale a pi greco mezzi, questo è coseno di omega t, e quindi omega t è uguale a teta, quindi faccio IS coseno di teta. Chiaramente per calcolare IS star coseno di teta ho bisogno di avere t star e teta, per quello che ho detto, no? Poi a questo punto posso calcolare anche IB, la IB desiderata, ci metto la star per dire che è desiderata, sarà del tipo IS, e la IB abbiamo detto che rispetto alla IA è in anticipo di 2 terzi pi greco, quindi questa sarà IS per coseno di teta più 2 terzi pi greco, e poi ovviamente la IC sarà del tipo IS per coseno di teta meno 2 terzi pi greco. Va bene, quindi questo piccolo calcolo che mi dà tutte e tre le correnti. Una volta che ho tutte e tre le correnti, posso andare a determinare le correnti, chiamiamolo circuito di controllo delle correnti, di controllo correnti. E questo sarà il, questo lo spezziamolo in due per farvi vedere la cosa, questo sarà la parte vera e propria di potenza, no? Quindi questo calcolo delle correnti si deve tradurre in una serie di comandi a dei switch, a degli interruttori controllati che mi consentono di generare le correnti. A questo punto io ho qua le tre correnti che vanno ai tre avvolgimenti di statore, IA, IB e IC. Quindi questa è la situazione, vedete, la cosa si complica abbastanza rispetto a quello che abbiamo visto, chiaramente, dunque, questa parte è la parte propriamente di potenza, questa parte è una parte di driving della potenza, quindi sono driver dei switch, e poi tutto il resto viene svolto in forma digitale. Di fatto sia teta sia omega vengono volte forniti dal sensore direttamente in forma digitale, oppure forniti come grandezze analogiche digitalizzate internamente al microcontrollore. Quindi, ripeto, sia il PI sia il calcolo delle correnti vengono svolte
con, diciamo, poche linee di codice, comunque sono circuiti molto, molto semplici. Com'è che viene fatto il pilotaggio delle correnti? Vedete, vediamo che cosa succede da qui, in cui ho IA star, cioè la corrente sinusoidale desiderata, e come è fatta la corrente attuale che applico, che come dire, inserisco nello statore. Io vi faccio vedere soltanto la parte per IA, chiaramente per IB e per IC il ragionamento è perfettamente analogo, no? Quindi vediamolo essenzialmente per IA. La situazione è piuttosto semplice, simile a quello che abbiamo già visto nel caso di motori in continua, cioè io ho una certa IA che è variabile istante per istante, devo andarla a confrontare con una misura di IA che ho, quindi è un circuito a doppio loop. C'è un loop esterno per il controllo dell'angolo e della velocità angolare e c'è anche un loop interno per il controllo di ciascuna corrente. Ok? Quindi questa qua la passo ad un comparatore con isteresi e a sua volta la passo a un inverter. Questo segnale controlla direttamente un inverter a ponte, full bridge, diciamo. Come abbiamo già visto, e questo va direttamente all'avvolgimento A. Quindi qui andiamo al motore. E qui c'è il punto in cui viene misurata la corrente. Quindi inverter full bridge non lo sto a ridisegnare, è quello che abbiamo visto, no? Quindi in uscita ho una tensione che è un'onda quadra e chiaramente può essere un'onda rettangolare, per essere precisi, perché il duty cycle è sia in questo caso disegnato così, sia il duty cycle sia la frequenza è variabile, non sono fissate. Chiaramente che cosa succede? Quando applico la tensione positiva all'uscita del bridge, la corrente sale perché è una corrente in un carico induttivo. Quando applico la tensione negativa, la corrente scende. Allora, per esempio, se io devo generare un andamento della corrente nel tempo di questo tipo, no, la sinusoide per esempio, questa è la IA di T. Questa sinusoide com'è che la ottengo? Beh, per capire cosa ottengo, il modo più semplice è dire, immaginate di avere questa isteresi che fa da banda di variazione intorno alla, faccio tratteggiato per capire cosa succede, intorno alla corrente che voglio, e a questo punto come applico la cosa? Beh, appena la corrente attuale è inferiore rispetto a quella ideale, cioè esce fuori dalla banda inferiore rispetto alla corrente ideale, l'uscita del comparatore va alto e quindi la corrente sale perché applico una tensione positiva al bridge. Quando va sopra scende, applico una tensione negativa, quindi la corrente scende, poi risale, poi scende, poi risale, poi scende, poi risale. Quindi in realtà la corrente nell'avvolgimento IA, istante per istante, è fatta a zig zag come questa e segue il profilo della corrente ideale con una diciamo in modo che dipende da quanto è stretta l'isteresi. Chiaramente, di nuovo, si sfrutta il fatto che il motore, dal punto di vista della funzione di trasferimento meccanico, è un passabasso forte, per cui tutto questo ripple non si vede,
sull'effetto del motore, praticamente la cosa equivale ad avere una corrente costante. Va bene? Questa è la prima approssimazione. In seconda approssimazione vale quello che vi ho detto stamattina. In realtà questa variazione, questo ripple sulla corrente, mi causa un ripple sulla coppia che si traduce in una vibrazione meccanica. Ok, questo è pilotaggio motore asincrono, come è sincrono, scusate, come vedete in pratica ecco, l'applicazione classica di elettronica di potenza è il pilotaggio di un motore, perché di fatto un po' tutte le cose di controlli e di elettronica di potenza che abbiamo visto finora devono essere inserite. C'è la parte di potenza legata all'inverter, c'è il motore, c'è la parte di controllo e così via, d'accordo? Tutti gli elementi sono compresi. Il motore sincrono è molto utilizzato per applicazioni servomeccanismi, applicazioni di automazione industriale e di robotica, perché consente una movimentazione precisa e un controllo fine anche dell'angolo di rotazione del motore, no? Quindi è probabilmente adesso il tipo di motore più utilizzato per applicazioni, diciamo, di precisione, e chiaramente richiede un controllo non banale, probabilmente un pochino più sofisticato rispetto agli altri. Allora, per concludere questo punto, io vi voglio far vedere un altro tipo di pilotaggio che si può fare e che si fa abbastanza frequentemente, a dire il vero, perché ha dei vantaggi di semplicità interessanti, che è il pilotaggio con eccitazione trapezoidale. Questa è l'ultima cosa che vediamo. Allora, l'eccitazione trapezoidale in che cosa consiste? Si sfrutta il fatto, è molto come dire, astuta come proposta, no? Cioè, che cosa si sfrutta? Si sfrutta il fatto che se vado a vedere la forza elettromotrice indotta sullo statore, causata dalla rotazione del rotore, nella pratica non è sinusoidale, perché chiaramente io non ho, perché insomma, alla fine gli avvolgimenti non sono delle spire semplici, perché ho un nucleo ferromagnetico che si muove e anche uno statore che non, fanno in modo che insomma, questo campo rotante non sia come dire, esattamente costante nella rotazione e non dia luogo a un flusso perfettamente sinusoidale. Diciamo che viene una cosa deformata che assomiglia un po' di più a un trapezio, un'onda trapezoidale piuttosto che una sinusoide. Allora, quindi diciamo che è fatta un po' così in pratica la forza elettromotrice indotta sullo statore. È una cosa un po' così. Cioè è una sinusoide, però è un pochino troncata. Va bene? Ora io esagero un po' questo andamento, perché che cosa succede? Nei motori pensati per l'eccitazione trapezoidale si sfrutta questa cosa per cercare di ottenere un andamento il più possibile piatto in un ampio intervallo per la forza elettromotrice indotta. Quindi quello che è un difetto, diciamo, una distorsione della forza elettromotrice indotta, nel caso di eccitazione trapezoidale viene sfruttato e si dice una cosa del genere. Va bene, se effettivamente ho un andamento del genere, posso provare a mandare una corrente che sia piatta negli intervalli in cui è piatta la forza elettromotrice indotta, di modo che mi venga una potenza istantanea costante in quegli intervalli. Quindi com'è che si fa? Per esempio, rappresento su questo stesso disegno la corrente, dico vabbè, io metto una corrente che varia da più IA a meno IA, ora chiaramente il disegno non mi è venuto proprio simmetrico, ma volevo farlo simmetrico, fatta così, quindi per un terzo del periodo è alta,
Per un sesto è 0, per un terzo è bassa, per un sesto è 0, per un terzo è alta e così via. Quindi questo è un sesto del periodo. Poi per un altro terzo è bassa, per un sesto è 0 e così via. Va bene? Quindi la IA ha questo andamento. La potenza elettromotrice, quindi la potenza attiva, la potenza istantanea, diciamo meglio, assorbita dal motore, in questo caso quant'è? Dobbiamo fare EFA di T per IA di T. Vedete, praticamente ha due valori possibili, perché per due terzi del periodo è uguale al massimo di F per IA, quindi è uguale a EFA per IA per due terzi del periodo. Cioè, quando la IA è diversa da zero. Quindi, la potenza elettromotrice istantanea è costante per due terzi del periodo. Per un terzo del periodo, invece, la corrente è nulla e quindi la potenza elettromotrice è assolutamente nulla. Quindi è zero per un terzo del periodo. Allora, questo è per quanto riguarda una fase. Considerate che la stessa cosa avviene per le altre due fasi, però con un ritardo di un terzo di periodo per ciascuna. Se andate, ora non vi faccio il disegno, però lo potete immaginare bene tra di voi, se andate a fare le somme, che cosa succede? Che vi trovate che a ogni istante, per due fasi la potenza è quel valore massimo e per una fase la potenza è nulla. A turno, per ogni fase la potenza è nulla. Quindi se vado a fare la somma su tutte e tre, ottengo una potenza elettromotrice costante, che è uguale a due volte per FA per IA. Ok? Sommando sulle tre fasi, ottengo P e M uguale a due volte e FA per IA. Costante. Ok? Allora, quali sono i vantaggi di questa soluzione? Ha degli svantaggi anche, ma vediamo prima i vantaggi. I vantaggi di questa soluzione sono due. Prima di tutto, è molto più facile il pilotaggio in corrente, no? Perché, vedete, io non devo ricavare istante per istante la posizione dell'asse. A me serve fare una commutazione ogni sesto di periodo. Qui non le vedete tutte, ne vedete 4 ogni periodo, però se sommate le altre fasi, ogni sesto di periodo una delle fasi deve cambiare. No, quindi devo in pratica rivelare soltanto 6 posizioni dell'albero. Non devo rivelare con continuità la posizione dell'albero, mi basta rivelare quando l'albero passa da 6 posizioni ogni 60 gradi. Va bene? A quel punto, quando passa, rivelo, faccio scattare i switch di pilotaggio della corrente. E una cosa del genere la ottengo facilmente con un full bridge, d'accordo? Alto, basso, zero. Quindi questa è una cosa utile. L'altra cosa utile è che la potenza è costante e quindi non ho ripple sulla coppia e quindi ho vibrazioni inferiori in questo caso. Quindi, ripeto, non ho ripple sulla coppia e di conseguenza ho vibrazioni inferiori. Va bene? Per contro, ci sono due aspetti un po' di svantaggio, è che chiaramente non riesco a controllare esattamente la posizione dell'angolo del rotore perché non lo misuro, quindi non lo controllo. Misuro soltanto ogni 60 gradi, non controllo la più. Quindi c'è un vantaggio a non misurarlo perché è più facile, ma poi non lo controllo chiaramente. Questo è uno. La seconda cosa è che, vedete, devo fare un pilotaggio in corrente degli avvolgimenti.
dello statore, perché chiaramente se voglio a corrente costante, devo avere un driver di corrente piuttosto che di tensione. Va bene, ci fermiamo qua.